Allora, a differenza di Laura, io ho cominciato a 8 anni a trafficare con le rose proprio da bambino, quindi le conosco un po', le riconosco e siamo amici. Non mi pungono. Ma dunque, una cosa molto bella di questo lavoro fatto in comune è che la scelta delle rose è stata fatta quasi automaticamente, cioè io proponevo delle immagini di rose famose. Queste rose che abbiamo visto sono tutte rose francesi dell'Ottocento, quindi non sono rose moderne, sono anche difficili da reperire in un certo senso, perché si possono trovare ma si trovano verso vivai specializzati. Dunque, quindi più o meno queste rose si muovono parallelamente alle poesie, perché una rosa che si chiama, insomma, adesso penso a Borges, una rosa che si chiama Lauren Lee, che voi avete visto a un certo punto, è del 1925, mentre le prime sono del metà 800, diciamo così. Questa rosa dov'è? La copertina. No, questa è Lauren Lee. Quella che dicevo, una delle ultime rose tè, perché le rose tè oggi non le fa più nessuno, cioè le rose noisette cinesi e tè oggi non le fa più nessuno, se non queste rose più moderne, tipo le rose inglesi, le English roses, oppure le ibride di tè. Queste sono le rose che si trovano normalmente. Allora, questa rosa qui ha un sacco di cose che forse possiamo dire. Dunque, prima di tutto la sua storia e il suo nome. Lei si chiama Mademoiselle de Sombreuil ed ha una storia abbastanza triste, truce in un certo senso. Dunque, il nome è legato al periodo del terrore della Rivoluzione Francese. Questa signorina si fece, ancora non era una rosa, era una signorina, si fece rinchiudere nel carcere di Abbé di Parigi insieme col padre, che era il conte de Sombreuil. Fu costretta a bere un bicchiere di sangue aristocratico per dimostrare ai carcerieri giacobini di essere contro gli aristocratici, per poter così liberare suo padre. Thomas Carlyle, nel suo libro The French Revolution, riporta quelle che secondo la leggenda furono le precise parole pronunciate da Mademoiselle Sombreuil: «Mio padre non è un aristocratico o brava gente, io lo giuro, lo dichiaro e lo proverò in tutti i modi che non lo siamo, noi odiamo gli aristocratici». «Berresti allora del sangue di aristocratico?» chiese un giacobino. L'uomo le portò del sangue e la fanciulla lo bebbe. Nel 1850 un ibridatore che si chiamava Robert dedicò questa rosa a questo atto di Mademoiselle de Sombreuil. Questo è l'aspetto, diciamo così, che riguarda un po' la storia, ma c'è qualcosa di più particolare che ha molto a che fare con il libro. Il libro non è macchiato, cioè, avete visto le pagine? Non è che il tipografo per errore ha fatto quella macchiettina rossa, no? In alcune pagine. Quella macchiettina rossa è la stessa macchiettina che c'è al centro del fiore. Nella natura non è così, è verde, ma qui non ha importanza, in questo caso è rossa. Allora, un fiore, e qui ti devo portare, posso fare una cosa un po' violenta, farvi vedere come è fatto un fiore di rosa in 5 minuti. Dunque, questa è una rosa che lascio cadere in terra i petali, che è più romantico, è una rosa che è fatta di 4 cerchi concentrici. Qualsiasi rosa è fatta così. C'è la parte dei sepali, quelli che vedete qua sotto, che sono quelli verdi che tengono i petali quando il fiore è chiuso. Allora, quando i sepali si aprono, appaiono
i petali questi, che adesso io con molta cattiveria li toglierò, per farvi vedere. Questo sarebbe il secondo cerchio, primo è quello dei sepali, il secondo è quello dei petali, il terzo è quello cosiddetto dell'androceo. Allora, le rose sono ermafrodite, contengono nello stesso fiore sia la parte femminile che la parte maschile. Qualcuno ha detto spiritosamente ha raggiunto la pace dei sensi, vabbè. Comunque, quello che vedete qui adesso, so se lo vedete bene, questi si chiamano pistilli, e insieme ai pistilli ci sono questi stami, questi che sono più esterni, che contengono delle piccole sacche di polline, e quel polline quando si odora una rosa rimane sul naso a volte, no? Allora, il terzo cerchio è quello della parte maschile del fiore, quindi dell'androceo. Se noi togliamo la parte maschile del fiore, è quello che sto facendo adesso, rimane la parte centrale. La parte centrale che si chiama gineceo, è la parte femminile del fiore ed è quella cosa rossa lì. Quindi che questo libro abbia un aspetto così femminile non ci sono dubbi, cioè è anche molto chiaro dall'immagine che è stata scelta, da quelle macchioline che appaiono nelle pagine del libro, che indicano comunque la parte femminile del fiore. C'è un'altra cosa, abbiamo detto che un fiore è formato dalla parte maschile e la parte femminile. Questo fiore non ha più la parte maschile, vedete che sono petali. Cioè, insieme al gineceo, intorno al gineceo ci sono petali. Che cosa sta succedendo nel mondo della rosa? Il mondo della rosa è un mondo difficilissimo, complicatissimo da un punto di vista tassonomico, da un punto di vista botanico, perché pur avendo 40 milioni di anni, che quindi ci ha visto arrivare su questa terra abbondantemente, è ancora in continua evoluzione. Quindi cosa succede? Che la parte maschile del fiore, cioè i petali, gli stami, la parte maschile del fiore, gli stami, si trasformano prima in petaloidi, una specie di petali, e poi con il tempo diventano dei petali. Quindi la parte maschile di questo fiore non c'è più. Quindi questa rosa non potrà mai più dare polline. Non potrà mai più essere incrociata con un'altra rosa per fare una nuova varietà dando il seme, dando il polline, diciamo così, no? Quindi questa rosa è assolutamente femminile. Che altro dire? Io penso che così, di aver spiegato più o meno la parte botanica è quella che più mi riguarda. Una cosa che vorrei dire, aggiungere, che conoscendo così bene le rose ormai da tanti anni, sono per me un problema. Io non le conosco, perché mi meravigliano sempre, in continuazione. Lo stesso fiore, la stessa pianta ha la capacità, attraverso un fiore o un altro, di meravigliarmi sempre. Quindi la rosa è un fiore, la regina dei fiori, eccetera, tutti sanno queste cose. In realtà è il fiore più conosciuto e più sconosciuto che ci sia. Ed è un fiore molto problematico. Difatti, volevo concludere facendo una piccola appendice al libro, me lo posso permettere? Una piccola appendice al libro, perché nel libro sono rappresentati molti poeti importanti. Non a caso i poeti si sono interessati della rosa. Quelli che sono stati riportati nel libro sono soltanto alcuni, ma io ne vorrei nominare un altro che si è molto interessato di rose, che è Rilke, Carlo Maria Rilke, il poeta Rilke, che ha scritto proprio un libro sulle rose. E lui ha scelto per suo testamento un epigrafe da mettere sulla lapide della sua tomba, che vorrei leggervi.
per mettervi in difficoltà, no? Nel senso di capire come lui capiva la problematicità di questo fiore. È brevissima, attenzione alle parole. Questo sta scritto su, vabbè, c'è tutta una storia lunghissima, vabbè, su questa lapide. Rosa, contraddizione pura, voglia d'essere sonno di nessuno sotto sì tante palpebre. Dicendo questa, facendo questa citazione da Maria Rilke, voglio nello stesso tempo ringraziare l'organizzazione, il fatto di avermi invitato e soprattutto la collaborazione con questa deliziosa persona che è Laura Ricci.